Grazie, grazie. Forza Gianluca. Amici cittadini, lavoratori, buonasera a tutti. Mi scuso per la voce, ma in questi giorni ho dovuto parlare abbastanza con le persone per spiegargli il nostro progetto. Quindi sono con la voce bassa. Grazie. Siamo giunti a poco più di una settimana di questa tornata elettorale e in occasione di questo comizio voglio far presente a tutti i cittadini il nostro programma, anche se ormai è notorio a tutti. Le nostre buone intenzioni di cambiare radicalmente e una volta per tutte la politica di Sommatino, che sia un riscatto morale, di dignità, di libertà e delle libere coscienze, senza le false promesse che ripetutamente vengono fatte in ogni campagna elettorale, regolarmente poi disattese. Cittadini, questa sera voglio rivolgermi a tutti quei elettori astensionisti, al partito più grosso, quello degli astensionisti. Vi invito al voto, perché il cambiamento in questo comune è necessario. Questa competizione elettorale, ci sono tre liste, la nostra quella con il simbolo di Grande Sud, unica in tutta la Sicilia, con il sistema maggioritario. Rappresenta il rinnovamento, il cambiamento, il nostro futuro, quello dei giovani e delle imprese. Le altre due liste rappresentano il fallimento politico di questo comune. Basti pensare che la lista San Filippo rappresenta l'amministrazione uscente Gattuso, amministrazione che ha fallito sotto ogni punto di vista, tant'è che il sindaco uscente Gattuso non si è ricandidato. Che rappresenta una macedonia di partiti, si parla di circa 7 formazioni politiche che non potranno garantire né la stabilità politica né un buon governo. Persino i vari deputati e onorevoli di riferimento hanno difficoltà a salire con loro sul palco a cominciare, anche perché non hanno fatto niente per Sommatino. Lista che ha tra i suoi candidati l'ex Presidente del Consiglio, che rappresenta l'unico caso di rimozione di quella carica in tutta la storia siciliana. Lista che è la continuazione delle strade rotte, dell'illuminazione fatiscente, persino della mancanza della carta igienica degli alunni della scuola elementare. Della mancanza dei pagamenti degli abbonamenti e persino in occasione della commemorazione del 25 aprile, festa della liberazione dell'antifascismo, abbiamo assistito per la prima volta nella storia sommatinese a una marcia silenziosa, senza la presenza della banda musicale, a cui va tutta la nostra solidarietà. Per tutto ciò e molto altro ancora, invitiamo a non votare questa lista. Chi lo farà si assume le proprie responsabilità e non si lamenti domani. Bravo! Bravo! Andiamo all'attuale Presidente del Consiglio Comunale, oggi candidato sindaco. Nel corso di questi 5 anni, pur avendo a disposizione il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione, poiché tutti MPA, cosa avete prodotto per Sommatino? Cosa avete portato? Altresì, nella sua lista troviamo un sostenitore che riempie le cronache dei giornali. Basta dire Corte dei Conti. Bravo! In questi 5 anni di malgoverno, in questi 5 anni di malgoverno
L'unica cosa che si ricorda è la proposta di realizzare una centrale biomasse. E vedendo i personaggi che sostengono questa lista, c'è da giurare che ci riproveranno. Pertanto, cari elettori astensionisti, alla luce di quanto detto, per evitare che l'amministrazione ricada nell'oblio per altri 5 anni, non votare significherebbe favorire le altre 2 liste. La nostra lista rappresenta il miglioramento sociale ed economico della città. Siamo gli unici a presentare candidati veramente illibati, che hanno voglia di fare e di cambiare Don Matino. Siamo gli unici che rappresentiamo il mondo del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, degli operai, dei giovani, degli anziani, delle donne e delle mamme. Cari elettori, il primo provvedimento che farò da sindaco sarà quello di incontrare le famiglie bisognose che vivono il dramma di non arrivare a fine mese. Bravo! Che vivono i disagi degli ammalati portatori di handicap, per dare loro conforto, ma anche una speranza, una soluzione ai loro problemi. Il sindaco non sarò solo io, ma saremo tutti sindaci, poiché c'è bisogno della collaborazione di tutti per uscire dall'oblio dove le altre 2 liste ci hanno portato. Per quanto riguarda l'IMU, garantiremo il minimo applicato dalla legge. Per il comparto agricolo, proponiamo la creazione di consorzi per sviluppare la filiera di produzione, trasformazione e commercializzazione, creare investimenti in project financial con l'imprenditore locale al fine di completare le tante opere compiute e dare un servizio in più ai cittadini, creare progetti ecosostenibili, quali energie rinnovabili, fotovoltaico, eolico, eccetera, al fine di abbattere le spese che l'amministrazione sostiene per l'illuminazione pubblica, promuovere fiere sacre, creare un'agenzia di sviluppo per le piccole e medie imprese, al fine di creare sviluppo economico e posti di lavoro. Altro che forestale in campagna elettorale! Dove eravate? Dove siete stati? Creare delle IFAB per i soggetti diversamente abili e disagiati, sfruttare subito una misura regionale per la realizzazione di un centro commerciale naturale negli altri comuni, compreso Delio, già realizzato. Il SE contende vari negozi commerciali che aderiscono di percepire circa 25.000 euro a fondo perduto, grazie all'intervento politico del Presidente del Consiglio Provinciale Michele Mancuso. Bravo, bravo, bravo. Vi chiedo di votarmi a sindaco perché rappresentiamo l'unica vera via per il cambiamento, perché non siamo alla ricerca di accaparamento di sedie. Potevamo benissimo inserire 3 candidati nelle 2 liste, non sarebbe cambiato nulla per Son Matino. E di Vestoche! Perché vogliamo migliorare la situazione socio-economica del territorio? Perché vogliamo rilanciare le piccole e medie imprese ad oggi abbandonate al loro destino? Perché vogliamo ricostruire un paese che dia prospettive ai giovani? Perché vogliamo ridare ordine a questo paese? Perché non ho figli, nipoti e cugini da far assumere tramite l'amministrazione comunale? Ma assumere tramite l'amministrazione! Perché il Grande Sud vuol portare alla normalità Son Matino e dare soddisfazione ai cittadini che si recheranno al comune per essere accolti a braccia aperte. Perché il Grande Sud e il candidato sindaco in fuso non promettono, ma assicurano il proprio impegno ora e sempre. Perché il Grande Sud non è il partito delle false promesse elettorali, quali posti di lavoro e neanche delle pensioni. Perché il Grande Sud è soprattutto un partito del territorio, della città e della sua gente. Viva il Grande Sud, viva Son Matino! Il 6 e 7 maggio, andate alle urne, votate in fuso sindaco. Grazie. Bravo! Bravo!
perché vogliamo colorare di arancione San Martino. Grazie Gianluca per queste splendide parole e grazie alla società per averle accolte così colorosamente. Pippo, non ci sono parole. Non ci sono parole per esprimere l'entusiasmo che un gruppo di amici ha saputo creare dando vita a delle vere radici per un partito importante come Grande Sud. Passiamo la parola all'onorevole nel ringraziare il consigliere Enzo Pepe per averci raggiunto. Passiamo la parola all'onorevole Pippo Fallica, coordinatore del partito Grande Sud.